La chirurgia toracica mini-invasiva è di fatto una subspecializzazione della chirurgia toracica e in generale la chirurgia toracica è quella branca chirurgica che consente di curare tutte le malattie del torace. Prevalentemente noi parliamo di tumori del polmone o tumori del mediastino, sono gli organi toracici, quindi tutte le malattie del torace. Escluso il cuore, però non sono necessariamente ed esclusivamente malattie oncologiche, ma sono tutte le malattie o anche non oncologiche della parete toracica, della pleura, del polmone, dell'esofago. Questo è quello, ciò di cui si occupa la chirurgia toracica. In particolare la chirurgia toracica mini-invasiva, che è una branca che sta crescendo, che è cresciuta, che è diventata ad oggi effettivamente estremamente diffusa, è quella branca che consente di curare queste malattie senza eseguire degli interventi chirurgici traumatici, cioè di fatto senza il vecchio taglio che facevamo un tempo. Diciamo, le tecniche che utilizziamo per fare gli interventi al polmone o alla pleura sono fondamentalmente di due tipi, o la tecnica robotica oppure quella toracoscopica. In entrambi i casi, di fatto, non entriamo più con le mani, con gli strumenti all'interno del torace del paziente, bensì entra una telecamera all'interno del torace del paziente e noi attraverso o il robot o gli strumenti toracoscopici eseguiamo gli stessi identici interventi che eseguivamo a torace aperto, quindi con tagli molto grandi con un trauma e un recupero post-operatorio estremamente invalidante. Quello che io dico sempre ai pazienti è come se dovessimo verniciare le pareti di una stanza o pulire una stanza facendolo attraverso il buco della serratura. Prima di fatto buttavamo giù una parete e pulivamo la stanza. Oggi riusciamo a pulirla attraverso il buco della serratura. L'obiettivo è tuttavia che la stanza sia realmente pulita. Capite bene quanto questo sia tecnicamente estremamente più difficoltoso per il chirurgo, ma estremamente meno traumatico per il paziente, che quindi gli consente dei recuperi e quindi ritornare alle normali abitudini di vita o ritornare o proseguire il trattamento terapeutico, se siamo ai pazienti oncologici. La possibilità di avere un rapido recupero post-operatorio consente al paziente di avviarsi a tutte le altre terapie che sono estremamente importanti e farlo quanto prima possibile. Oppure, per esempio, di poter offrire un trattamento chirurgico a pazienti che prima, per la loro fragilità, non potevano superare un intervento troppo traumatico. Oggi questi pazienti rientrano nei pazienti che possono usufruire e possono essere effettivamente trattati con la chirurgia che ad oggi rimane il trattamento di scelta del cancro del polmone. Il quando ricorrere dipende fondamentalmente da due fattori. Allora, il primo sicuramente è lo stadio della malattia. Esistono tumori che sono localmente avanzati, per i quali, per esempio, penso ai tumori che infiltrano la parete toracica. Tecnicamente non è possibile fare l'intervento perché l'intervento con la tecnica mini-invasiva e in questi casi chiaramente bisogna ricorrere alla chirurgia tradizionale. È pur vero che la curva d'apprendimento che noi chirurghi abbiamo fatto negli ultimi anni è tale per cui ci siamo piano piano sempre più spostati e spinti verso interventi più difficili e riusciamo a farlo sempre più spesso con le tecniche mini-invasive. È evidente che questo dipende molto dalle capacità chirurgiche dall'esperienza del chirurgo. Però mi sento di dire che ad oggi, per esempio nel reparto che io dirigo, il 92-95% degli interventi per cancro del polmone vengono effettuati con la tecnica. Come dicevo, o con il robot, con la tecnica robotica, o in toracoscopia, ma parliamo del 95% circa dei pazienti, quindi veramente
Pochi sono i pazienti per i quali è indispensabile ricorrere all'intervento tradizionale, dove per tradizionale intendo l'intervento con il taglio, quello che si faceva un tempo. Allora, la preparazione pre-intervento è la stessa che si eseguiva in epoca pre-chirurgia minimalista. E altrettanto dicasi per l'obiettivo, cioè la cosa importante è che noi dobbiamo perseguire sempre lo stesso obiettivo, cioè quello di fare una chirurgia oncologica radicale. Questo è l'obiettivo. La chirurgia minimalista è semplicemente il mezzo con il quale si raggiunge quell'obiettivo. Ed è un mezzo sicuramente, come dicevo, meno traumatico. Tuttavia l'intervento è comunque sempre un intervento di chirurgia che si esegue in anestesia generale, rimane un intervento di chirurgia maggiore, benché lo si effetti attraverso il buco della serratura, come dicevamo prima. Il paziente appunto è addormentato, è in anestesia generale, si esegue una piccola incisione di 3 cm nel torace del paziente, lateralmente, si entra con la telecamera e si entra con degli strumenti. Poi di fatto internamente, attraverso questi strumenti, viene fatto lo stesso identico intervento che veniva fatto con il vecchio taglio dei nostri maestri. Però la differenza, come dicevo, è il mezzo che noi utilizziamo per raggiungere l'obiettivo, che è sempre quello della radicalità oncologica. Recupero post-intervento è la vera differenza che distingue la chirurgia tradizionale dalla chirurgia minimalista. I nostri pazienti sono pazienti che in prima giornata post-operatoria mangiano, si alzano dal letto, camminano e passeggiano nel corridoio. Questo è realmente il cambio storico di questo tipo di chirurgia, perché la chirurgia toracica era sempre gravata da grandi complicanze nel post-operatorio, spesso anche dovute all'allettamento del paziente, spesso e soprattutto anche dovute al grande dolore che l'incisione della parete toracica determina. Un dolore sulla parete toracica ha la conseguenza, parliamo spesso di pazienti anziani, di alterare la meccanica respiratoria. L'alterazione della meccanica respiratoria porta spesso a insufficienza respiratoria ed infezione. Questa era la storia del post-operatorio dei pazienti fino all'introduzione della tecnica minimo-invasiva. Ad oggi questi, come dicevamo prima, sono pazienti che invece si mobilizzano precocemente, in prima giornata, già si alzano, camminano, anche pazienti anziani, parliamo anche di pazienti ultra ottantenni, che in realtà, grazie a questo piccolo taglio di 3 cm, hanno un minimo dolore post-operatorio, e questo ha anche un impatto sull'utilizzo degli analgesici. Utilizzare meno antidolorifici vuol dire intossicare meno il rene, intossicare meno il fegato, e quindi chiaramente avere un recupero estremamente più rapido e un recupero decisamente più ottimale rispetto alla chirurgia tradizionale.